Dopo il caso Bari, bufera giudiziaria a Torino, appalti e un presunto sistema di corruzione elettorale alle comunali del 2021. Dopo lo stop alle primarie, a Bari alta tensione PD 5 Stelle, campo largo diviso in Piemonte, centrodestra si allarga lo scandalo. Il capitano ultimo svela il suo volto, 31 anni dopo la cattura di Riina, corre alle europee con Cateno De Luca, in politica con la stessa umiltà. Massima allerta in Israele per un possibile attacco dell'Iran a 6 mesi dall'assalto di Hamas, ancora 133 ostaggi a Gaza. 15 anni fa il sisma dell'Aquila, il TG1 nella frazione di Onna, Mattarella, la piena ricostruzione è un dovere. Anticipo d'estate in questo weekend, temperature in rialzo, domani 28 gradi a Bolzano e sulle Alpi, zero termico a 4.000 metri. Alla Roma il derby della capitale, scontri prima della gara, 3 tifosi arrestati, sequestrati bastoni e mazze da baseball. Da Jimi Hendrix ai Pink Floyd, ad Eric Clapton, 70 anni della chitarra che ha cambiato per sempre la storia del rock, la Stratocaster, e Alex Britti al TG1 dice: ha un suono unico e cristallino, è stata la mia prima chitarra elettrica. Dello Stato visita il centro di formazione Don Bosco di Ashaiman, modello da replicare, e dal Ghana il ricordo del terremoto dell'Aquila, ricostruire un dovere. L'attacco israeliano non rimarrà senza risposta e la minaccia del capo di Stato Maggiore delle forze armate iraniane, ucciso un ostaggio nelle mani di Hamas. Dopo Bari, altra inchiesta sul presunto voto di scambio a Torino. Indagato Salvatore Gallo, ex socialista passato al PD, scontro Dem 5 Stelle, la maggioranza implode Campolargo. 15 anni fa il terremoto che devastò l'Aquila, il ricordo dei sopravvissuti e dei parenti delle 309 vittime. Giorgia Meloni, un modello per la risposta che lo Stato ha dato. Era il 6 aprile del 1909 e lo statunitense Robert Peary, ingegnere ed esploratore, conquistò il Polo Nord, un'impresa che fu celebrata pure nei fumetti Disney. Tecnologia, impegno, effetti speciali e potenza musicale. Il ritorno dei Subsonica sui palchi d'Italia è già un successo. Tutto esaurito per la data di lunedì a Roma. L'Iran minaccia Israele per il raid su Damasco, vendetta inevitabile. L'ONU a Gaza, tradita l'umanità, la sorella di un ostaggio ucciso accusa Netanyahu: il suo sangue sulle tue mani. Ucraina, ancora bombe su Kharkiv, Russia all'assalto di Chassiv Yar, obiettivo sfondare nel Donbass. Kiev, attaccano giorno e notte, resistiamo ma siamo senza munizioni. Centrosinistra, dopo il caso Bari si tenta il dialogo, Schlein pronti a una soluzione unitaria ma no a imposizioni, Salvini avverte gli alleati, autonomia in aula entro aprile. L'Aquila ricorda il terremoto di 15 anni fa, Mattarella a ricostruire un dovere e un impegno da proseguire, il TG3 a Onna dove la metà delle case è ancora in rovina. Multa da migliaia di euro per mare Ionio ostacolato, la guardia costiera libica, la replica: abbiamo salvato i migranti mentre li frustavano, i libici ci hanno sparato. Appuntamento per lo scontro vicino allo stadio, 8 ore prima del derby Roma-Lazio, ultra scatenati con bastoni e bombe carte, 2 feriti, arrestato un capo tifoso biancoceleste. Massima allerta in Israele per la rappresaglia annunciata dall'Iran dopo l'attacco al suo consolato a Damasco in Siria. Oggi il capo di Stato Maggiore di Teheran ripete che la vendetta è inevitabile e sarà Teheran a decidere il momento e gli obiettivi. Ma in Israele anche un giorno di lutto e proteste dopo il ritrovamento del corpo di uno degli ostaggi rapiti da Hamas. In Ucraina sempre più in difficoltà Kiev sotto i continui attacchi russi, il paese rischia di perdere l'intero Donbass dove si concentra la battaglia di queste ore. Le truppe di Mosca sono vicinissime a Chasiv Yar, importante snodo della regione. Gli Stati Uniti avvertono che la Cina sta intensificando il sostegno a Mosca, stanno fornendo immagini satellitari per scopi militari. La bufera per il caso Bari, le primarie fatte saltare dal leader 5 Stelle Conte, la reazione durissima della leader PD Schlein rischiano di far tramontare definitivamente il progetto del campo largo, non solo in Puglia.
I leader dell'Alleanza Verdi e Sinistra Bonelli e Fratoianni cercano di mediare, pensando forse a un terzo candidato per ricompattare il centro-sinistra. Dopo 31 anni, il capitano ultimo ha mostrato il suo volto. L'ufficiale dei ROS, noto per l'arresto di Totò Riina, non si era più tolto il passamontagna dal gennaio del 1993. Lo ha fatto oggi, annunciando la sua candidatura alle europee con la lista Libertà di Cateno De Luca a Firenze. L'ex direttore degli Uffizi, Schmidt, sarà il candidato sindaco per il centrodestra. 15 anni fa il terremoto che ha sconvolto l'Abruzzo, l'Aquila si è fermata per commemorare le 309 vittime del sisma. Il capo dello Stato Mattarella ha sottolineato che la piena ricostruzione della città e dei borghi è un dovere e un impegno da proseguire. Si calcola che ci vorranno ancora 5 anni per completare i lavori nei 56 comuni colpiti.